Videosintesi di gara 3, split 1 del campionato ACI Sport, categoria Formula 3 sul bellissimo circuito intitolato a Gilles Villeneuve, con i piloti pronti a partire, Massa e Petri in prima fila con Pagotto e Marcenot in seconda, il capofila della classifica generale Nesi soltanto quinto. Partono ora, Massa conferma la leader della classifica, i piloti sembrano passare indenni la pericolosa curva 2, la gara prosegue nella normalità. Al secondo giro Yuri Kasdorp, quarto in classifica, è coinvolto in un incidente con Schiattarella che mette fuori gioco entrambi, ma non solo, perché come poi vedete dal replay anche altri due piloti, questa volta del team SRC, vengono coinvolti in questo brutto incidente. Sempre al secondo giro Petri attacca e supera Massa, ma attenzione perché proprio qui all'ultima chicane, la chicane dei campioni, Massa va ad urtare il muretto che comprometterà gara 1 per il forte pilota, in quanto dovrà sempre giocare sulla difensiva con Marcenot terzo, che supera anche egli lo stesso Massa. Dall'anteriore della vettura di Zegretti possiamo ammirare sempre alla chicane dei campioni il sorpasso di Massa ad opera di Nesi, con lo stesso Zegretti che si mette in scia alla numero 13, azzardando anche egli un possibile sorpasso, cosa che avviene qualche curva dopo. Altro colpo di scena, Marcenot che macina giri veloci andando soltanto a due decimi da Petri, in un momento favorevole va a toccare il cordolo picchiando gravemente la sua vettura, come potete vedere, gara che per lui termina qui. Al giro 10 Zegretti passa Nesi e prova lui ad andare ad agguantare Petri, ottimo momento veramente della numero 102 guidata da Zegretti. Ultima emozione di gara 1, Gilardi che si gira, va in spin e Orlandi che arriva dietro poco dopo non può nulla, andando ad urtarlo, come potete anche qui vedere, gara oramai finita. E vince Petri dopo 24 giri con Zegretti, che arriva secondo, amministra il gap su Drudi, che finisce in terza posizione. Con le immagini ci spostiamo a gara 2, prime 8 posizioni invertite, Bartolotta si trova in pole position con a fianco Massa, si parte ma il primo colpo di scena viene proprio da Massa, dove fa una falsa partenza, pertanto dovrà scontare il giro dopo un drive-thru. Ma già nel primo giro succede il patatrack con Bartolotta, pressato dallo stesso Massa che si gira, va in retromarcia e i vari piloti cercano di evitare il contatto passando a destra e a sinistra, ma ancora una volta Nesi e Petri in pressione su Fioroni tagliano la chicane al muro dei campioni e devono rallentare una gara per Petri che parte ancora in salita. Vediamo come andrà il suo proseguo. Mentre dietro Zegretti passa Fioroni per la seconda posizione, mentre Drudi è in cerca di una fuga che lo possa portare a continuare la corsa in maniera un po' più tranquilla, ma attenzione al contatto tra Disarò e Petri per la settima posizione, ancora sfortunato Petri costretto al ritiro. Al sesto giro prosegue l'incredibile rimonta di Marcenot, ricordiamolo, partito in fondo che passa Orlandi e immediatamente dopo si mette nei tubi di scarico di Ferrari alla ricerca del sorpasso qui alla chicane dei campioni, cosa che avviene alla grande con Marcenot che va in quarta posizione dietro pochi secondi a Fioroni.
Nessuna particolare emozione fino a meno 2 dalla fine, dove Marcenò è protagonista ancora alla Gigante dei Campioni, tenta di superare Zegretti, va leggermente lungo mettendo a repentaglio nello stesso punto la gara, come aveva fatto in occasione di gara 1. Ma vince Drudi, giro 24, Drudi vince gara 2, che con Petri il Manciuno fa doppietta per gli SRC, secondo Zegretti va a podio, Marcenò in classifica rimane in testa ancora Nesi grazie al quarto posto in Manche 1, ma la classifica si fa sempre, sempre più corta.